copertina Time. Ho 10.000 luci. E nonostante queste 10.000 luci ho un'illuminazione schifosa. Io devo trovare un esperto di luci che viene a casa mia e me le sistema. Perché io ho provato in tutte le maniere e mi sembrano schifoso uguali. Boh. Parentesi chiusa. Allora, perché sta faccia? Perché sono andata stamani a comprare delle cose, mi sono resa conto che bene o male è fast fashion, più o meno, e ho appena visto un video di Daria al Naturale, la live che ha fatto domenica, mi sembra, non ricordo, insomma, appena uscita, dove parlava appunto di acquisti sostenibili. E lì, sì, d'altra parte, ragazzi, a me mi serviva della roba, e sono andata a comprarla all'Ipercoop, dove c'è Intimissimi, dove c'è Piazza Italia, dove c'è Calzedonia. Ora, Calzedonia, Intimissimi e Tezenis credo che siano tutti dello stesso gruppo, credo sia un gruppo italiano, però comunque la roba non è made in Italy, probabilmente, non, insomma, è fast fashion in qualche modo, meno, peggio o migliore, insomma, vabbè, mi sto incartando. E niente, mi è passato tutto l'entusiasmo. D'altra parte a me servivano delle cose, dice, ma come fanno a servirti delle cose che sei sempre a comprare? È qui il problema, perché comprando online, perché a me comunque fa tanta fatica andare nei negozi fisici, che succede? Che lì per lì compri una cosa come questa maglia, bellina, bellina da morire, ma è grande, è la XS. Se io fossi andata in negozio e me la fossi provata, non lo so se l'avrei presa, forse sì, forse no. Oppure ci sono altre maglie belline che ho comprato, che non ricordo, ve l'ho fatta vedere sicuramente, che mi stanno anche bene, però appena me le infilo sono strettissime, cioè ho quel senso di costrizione che a me dà fastidio, cioè io non sopporto niente che stringe. E poi avevo ancora dei residui di roba che mi era arrivata da Shein, che non mi andava più di indossare, perché comunque aveva fatto i pippolini, insomma non era più bella, quindi l'ho messa nel sacchettino da mettere nelle campane, perché a volte le cose le do a degli amici che sanno a chi darli, e a volte quando le cose sono, secondo me, meno di qualità, le metto nelle campane che non so cosa ci facciano, qualcosa ci fanno, ma non so cosa, ecco. Poi, siccome io non sono una che fa una lavatrice al giorno, e allora dico, ok, ho bisogno di avere un discreto ricambio di magliette per potermele cambiare senza essere costretta a fare la lavatrice con tre capi. Tendo a farla quando i capi sono, cioè quando la posso riempire a sufficienza. Poi mi servivano i jeans, volevo dei jeans simili a quelli che sto portando adesso, che anche questi qui sono dei jeans di Piazza Italia, vecchi, vecchi, però mi ci trovo bene, ci sto comoda, l'ho lavati, stralavati, poi probabilmente l'ho comprati quando ero sui 52 kg, adesso che sono dimagrita, tra che sono un po' lasciata andare l'elastina, tra che ho perso qualche chilo, mi stanno larghi, li sto continuando a portare, però ecco, mi manca un paio di jeans decenti da tutti i giorni, anche perché quelli Levi's che ho comprato, che sono bellissimi, per me sono pesanti, cioè il jeans Levi's che ho preso quest'inverno è da portare quando fa freddo, quando si comincia a viaggiare sui 15 gradi, ragazzi, a me mi fanno caldo. E allora ho detto, vabbè, andiamo a cercare sti jeans, e dove li cerchi? Cioè, per una che si stanca facilmente, dove va? Vado all'Ipercoop, dove ci sono appunto tutti questi negozi, e anche facendo così, devo dire, anche stamani sono scappata via, poi, perché dopo un'ora che guardavo roba ero veramente stanchissima. Bon, 4 minuti di prosopopea, insomma, vabbè, è così. D'altra parte mi rendo conto che vorrei essere più sostenibile, però poi alla fine mi scoccia spendere troppo su certe cose, anche se la maglia che ho preso da Intimissimi non l'ho pagata poco, però ne ho presa una. Vabbè, via, banda alle ciance, partiamo con Piazza Italia. Poi se vedo che il video viene troppo lungo, Intimissimi e Calzedonia, faccio un altro video. Allora, a Piazza Italia sono andata per cercare jeans uguali a questi.
non c'erano, uguali a quelli che indosso, non c'erano. Praticamente c'erano 10 miliardi di jeans, tutti high waist, high waist, high waist. Io non sopporto la vita alta, mi dà noia, anche perché io ho la vita piccola, il fianco largo, quindi i pantaloni a vita alta che significa? Che quelli che mi stanno nei fianchi, la vita, ci navigo. Quindi io preferisco dei jeans più, non dico a vita bassa, quella che a malapena ti copre le mutande, ma che ti arriva sotto l'ombelico, che per me sono un po' più gestibili avendo la vita piccola e il fianco grande. No, tutto vita alta, quindi poi alla fine ho detto vabbè, ripiegherò, perché poi appunto volevo una cosa che non fosse pesantissima. Ho trovato questi qui che erano super a sconto. A proposito, stavolta è un haul vero, con tanto di scontrini. Eccolo qua, scontrino di Piazza Italia. Alla fine ho detto vabbè, non trovo i jeans, ho preso questi super skinny, erano super scontati a 10 euro. Allora ho preso una 44, che a occhio secondo me ci dovrei star bene. Tanti mi dicono prendi la taglia S. Sì, ma la taglia S io ci sto proprio precisa precisa che non ci respiro. Insomma, ho visto questi super skinny che non sono jeans, sono taglio jeans, il modello è come jeans, però è questo verdaccio militaraccio che a me comunque piace e mi si abbina un po' bene con tutto più o meno. Ora non con le robe celesti, ma insomma più o meno lo metto con tutto. Ho detto vabbè, per 10 euro li provo, poi se non vanno bene li posso restituire. E erano appunto 10 euro, una 44, super skinny, anche perché i bootcut, cioè i Levi's che sono bootcut, ma devo dire che a me non mi fa impazzire il taglio bootcut, mi piacciono i flare. Il problema dei flare è che una tappetta di 1,60 m non li trova i flare, cioè li trovi, poi ci devi tagliare tipo 15 cm di pantalone. Anche no, perché li fanno lunghi, insomma, vabbè. Quindi ho preso questi a Piazza Italia a 10 euro. E poi, siccome stamani nel sacchetto da donare ho messo un po' di maglie, di quelle da sotto, ho preso anche delle magliette, che queste sono, dovrebbero essere cotone. Il problema è che io me li porto gli occhiali dietro, ma lì per lì sempre, metti e leva, metti e leva. Non me li metto e quindi ho preso una maglia manica lunga proprio per sostituire anche quelle che avevo già, che ho dato via. Poi ho quelle in cotone belline della Holly che ho preso su Amazon, che però appunto sono strettissime, è una sofferenza. Poi quando ce l'ho addosso ci sto bene, devo dire che ci sto comoda, però quando arrivo a infilarmele e mi strizzano, poi lo sapete, con le tette, le protesi e... ragazzi, è un lavoro, via. Allora, e niente, così, maglia a tre quarti, manica a tre quarti, che per me è comoda, perché almeno è un verde bello acceso, ho 10.000 verdi, ora non tutti i verdi stanno bene con tutti i verdi, però per esempio questo verde qui che è un pochino più acceso con questo foulard ci sta bene. E questa è la classica maglia che Daria, per esempio, dice se una maglia costa 5 euro non può essere sostenibile. E c'hai ragione, Daria, c'hai ragione. Però io duro fatica a trovare i modelli. Per esempio, a me piacciono questi modelli qua, così, dietro pari, con lo scollo a V, che però non è uno scollo a V esagerato. E questi modelli qua io li trovo a Piazza Italia. Non c'è verso, non li trovo altrove questi modelli qua. Così come le canotte che vanno bene a me come modello, io le trovo da Tezenis. Da altre parti, stavolta mi sono fermata a Intimissimi, c'era una canotta bellina che volevo prendere in abbinamento a una maglia, però dietro è scollata a me, sta parte qui della cervicale mi garba averla coperta. E quindi non l'ho presa. Ecco, quindi, dove le trovo? A Piazza Italia. E a Piazza Italia le ho prese, quindi... Dovrebbe essere cotone ed elastane, non lo so, vediamo se riesco a leggere l'etichetta, perché gli occhiali a portata di mano non ce l'ho. Sì, ciao. Oh, santa madre, come dice la Rosa è la mia migliore amica,
che ha le sue espressioni. No, vabbè, via. Non ci vedo, ragazzi, è piccino. Insomma, sono le solite magline di Piazza Italia, giù, e quelle sono. L'ho presa verde, poi ne ho presa un'altra gialla, perché ce n'ho. Questa mi sembra un po' più giallo senape, non è proprio impalettissima sto giallo, mi stava meglio quella verde, come potrete notare. Però siccome ho quella famosa maglia che mi piace un casino, che ho comprato su Vinted, che abbino con le maglie blu, le maglie grigie e le maglie gialle, perché è a righe, grigia, blu e gialla, e una, quella gialla che avevo preso, l'ho portata a casa mia, che ora la metterò con la t-shirt che mi ha regalato l'Irene di Inner Quiet. E quindi ho detto, riprendo anche questa da poter portare con quell'altro maglioncino. E qui ho sbagliato taglia, no, allora questa ho preso la S e costava 5,99. Questa, ok, ho preso la M perché non lo so perché, forse perché la S non c'era, perché era super scontata, 3 euro. Sì, l'ho presa perché era scontata, però cioè, tra la M e la S, ragazzi, non è che c'è tutta questa differenza, eh. Anzi, capace sto meglio nella M che nella S. E poi che ho preso? Ecco, questa era di quelle a 3 euro, perché ci sono ancora super saldi, cioè le ultime rimanenze. E poi per finire un'altra, cioè che varietà, d'altra parte, e questo modello qui a me piace, mi ci trovo bene, e ho preso questa, di questo color bordò un po' freddino, e niente, sono tutte maglie che mi vanno bene sopra le altre maglie aperte che porto, lo sapete, a me piace, poi ora con le caldane, ragazzi, non avete idea, quindi ho bisogno ancora di più di essere a strati, c'ho questa maglia sopra quando caldo, quando freddo me la levo, cioè una cosa veloce, perché cioè con le caldane se no non si affronta. Sentite, siamo già a 12 minuti, faccio un altro video per Calzedonia e Intimissimi, ci vediamo alla prossima, ciao.